Mina Welby, 13 anni fa, 24 dicembre del 2006, stavamo qui e ricordavamo Pier Giorgio, la sua battaglia, un uomo che non era stato, o meglio, un corpo che non era stato accettato nella chiesa che sta qua dietro per i funerali. Oggi, con questo ritardo sulla discussione di questa legge, pensi che insomma sia passato in vano tutto questo tempo? Ma no, non credo che sia passato in vano, perché intanto i cittadini avevano il tempo da discutere, perché prima non si faceva niente. La morte era un tabù, assolutamente. Lo è ancora per tante parti, e io credo che lo sia in modo particolare per persone che dovrebbero occuparsi di più della morte, del morire, perché io credo che i medici, anche i politici, i preti, tutte queste persone dovrebbero veramente confrontarsi che cosa significa morire oggi, dove la medicina è diventata invasiva, invadente al massimo. Quindi alla fine le persone non hanno più nemmeno la possibilità di morire finalmente della malattia che avevano. Morte naturale non esiste più. Mina, ho visto che ci sono dei personaggi anche politici che sono saliti sul palco. Tu pensi che, diciamo, gli sconvolgimenti, tra virgolette, recenti possono un pochino mettere in moto una molla di laicità che magari prima, non so, con Salvini al governo era un po' più difficile? Tu che ti aspetti? Ma aspettare non mi aspetto niente, però io spingo. Io cerco di contattare l'intergruppo, i singoli parlamentari che conosco, ho anche molti amici tra di loro, e quindi veramente io me la metto tutta, veramente la metto tutta per portare avanti questa battaglia e per arrivare a una legge che tuteli veramente tutti i cittadini sul fine vita, perché non debbano più nemmeno andare in Svizzera. Possiamo essere testimoni che Mina Vagante è assolutamente infaticabile. Grazie Mina Welby.